Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. 118! Bene, eccoci qua. Siamo nel mercato estivo della nuova stagione, ovvero la stagione che ci vedrà, per chi non avesse visto il precedente episodio, debuttare in Premier League. Parentesi, se magari alcune parole da me vengono pronunciate ancora peggio rispetto al solito, è perché praticamente mi sta venendo fuori il dente di giudizio e quindi ho da una parte la gengiva stragonfia e tante parole mi vengono male. Vabbè, lo dico perché sennò già parlo male di solito, perché diciamo ci metto anche a volte troppo del livornese e adesso con questa serie è ancora peggio. Comunque, banda alle ciance. Chiaramente sono arrivato già al 2 di luglio, ho già messo la coppa per campionato, come sempre scegliete quella più redditizia, però voglio farvi vedere una cosa. Io sia nel finale del video precedente sia nel finale del video del precedente calciomercato, quello di gennaio, insomma quello invernale della precedente stagione, dissi una cosa. Dissi che dato che FIFA dà l'opportunità comunque di eventualmente fare delle trattative anche durante la stagione, che poi chiaramente verranno, cioè andranno in porto, no? Diciamo che saranno completate poi chiaramente quando si aprirà il mercato, di conseguenza se c'è stato un trasferimento il giocatore si trasferisce quando riapre il mercato. Insomma, io vi dissi che magari, non lo so, a seconda dei soldi che viene rimasti provavo a prendere qualcun altro di svincolato. Ebbene, eccoli qua, guardate due secondi la rosa e eventualmente lo dico io. Sì, in primis Bailly e poi Mané. Cioè ragazzi, ho fatto degli acquisti sul finale del precedente video, ovviamente non ve l'ho fatto vedere, veramente clamorosi. Cioè, ok, è vero, abbiamo già preso Sterling, Cavani, Romagnoli e poi Leno in porta. Ma poi anche questi due ragazzi, cioè veramente impressionante quello che sono riuscito a fare. Lo dico chiaramente in maniera obiettiva, senza arroganza, perché comunque sta parlando di gente scadenza di contratto. E è vero, Mané è velocissimo, forte, cresce, quello che vi pare, però sono molto più contento di Bailly, perché un uomo in difesa così forte mi si vede maggiormente rispetto magari a un esterno destro, anche se lui è D, però lo faccio giocare e D. Quindi chiaramente sono contento per tutti e due, ma soprattutto per Bailly in difesa, perché adesso abbiamo due difensori centrali veramente importanti, soprattutto calcolando che siamo una promossa e quindi magari le aspettative sono leggermente inferiori, anzi sono inferiori rispetto a un big team. E lo dico perché probabilmente i difensori del genere ce l'hanno comunque dei team che lottano quantomeno per un posto in Europa League. Comunque, bando alle ciance. Sì, chiaramente poi ho dovuto mettere qualcun altro in panchina e niente, questo è quanto. Bando alle ciance, chiaramente tutte le volte se ci dovessero essere delle trattative, di conseguenza comunque arriveranno o andranno via i giocatori, ve lo farò vedere a trattativa conclusa, non vi sto a far perdere tempo diciamo facendovi vedere proprio tutta la trattativa e di conseguenza anche tutte le partite, fino a che non arriveremo alla partita proprio della nuova stagione, ovvero quella di Premier League, sempre se sarà una partita veramente importante contro una big, altrimenti per evitare di fare un video troppo lungo come ho già fatto in precedenza, intanto scorro avanti, eventualmente simulerò le partite. Vabbè, comunque quello poi lo vedremo quando ci arriveremo. Intanto pensiamo alla Coppa, guardiamo di andare avanti pur simulando tutte le partite. Siamo appunto arrivati alla prima partita, giochiamo contro l'Huddersfield, l'abbiamo già incontrata. Giochiamo comunque noi, tra virgolette, in casa, perché io credo, non ho mai capito, sinceramente, perché l'ho sempre simulato, che quando giochiamo la Coppa per il campionato sia un campo neutro. Comunque, resta di fatto, dopo 3 minuti da lotte ci porta in vantaggio. Itter raddoppia al 54esimo, Maulida al 71esimo, entrato tra l'altro prima al posto di Brereton, e finisce così, un bel e netto 3-0, buono. Una cosa che ci tengo a farvi vedere è questa qua. E nonostante tutti gli arrivi e di conseguenza magari ha già fatto tutto in automatico il gioco, però di conseguenza magari una squadra decisamente più forte rispetto all'anno scorso, nonostante ciò abbiamo comunque un budget molto molto limitato, direi stretto, soprattutto calcolando siamo in Premier League e dovremmo prendere i giocatori. Meno male abbiamo preso per le svincolate, insomma
Altrimenti quelli lì non so cosa potevamo fare e cosa potremmo fare. Seconda partita, giochiamo contro la Z, e niente, simuliamo e guardiamo un po' come va. Stavolta giochiamo, siamo la squadra a destra, va così avviso di fuori casa. Siamo la squadra a destra, vediamo se cambia qualcosa. Role, incredibilmente, che fra l'altro non so nemmeno perché gioca, comunque, poi è in vantaggio al 31esimo. Brere torre a doppia al 58esimo. Finisce così. Per esperienza, per quanto riguarda questo fuorishot, quel cerottino a Brereton mi fa un po' paura. Speriamo non sia niente di grave. No, meno male si è fatto male solamente per una settimana, per 7 giorni. Comunque, andiamo a fare l'ultima partita della Coppa Precampionato, che deciderà se passeremo per primi o no, oppure no, per secondi, perché comunque passati siamo passati. E questo già è un buon segno. Magari cercheremo di racimolare qualche spicciolo in più. 1-0 Manè al 15esimo, Petrasso al 35esimo, tra l'altro anche lui poi ha fatto così là per loro, anche loro hanno un sì là comunque. Vabbè, Manè al 55esimo, e sì, nostro invece sì là all'82esimo ci porta sul 4-1. No, volevo dire di Petrasso che ancora una volta non capisco perché giocano questi super panchinari, perché soprattutto in questa squadra sono, diventano e sono sui panchinari, che però nonostante ciò riescono a far gol. Buono. Semifinali della Coppa Precampionato, giochiamo contro lo Sporting Gijón in casa, tra virgolette, siamo a scuola a sinistra. Vediamo un po'. Itter al 19esimo la sblocca. Harjovic, non lo so, comunque al 35esimo riequilibra tutto, poi ritorna Itter 2-1, 3-1 Bailly al 46esimo, 4-1 Mané. E buono così, finisce così. Comunque credo si pronunci Airovic, quello che ha fatto con di loro. No, ci tenevo perché già potrei sbagliare le pronunce dei nomi. Poi se magari ci aggiungo lettere in più che non ci sono. Vabbè. Comunque siamo in semifinale. Buono. Eccoci arrivati proprio alla finale. Giochiamo contro il Setúbal. Boh, vediamo come va. Siamo la squadra a destra, stavolta. Vediamo se riusciremo a vincere anche questa. Comunque ancora Inter 1-0 al primo minuto la sblocca. Boh, Inter per quanto riguarda questa Coppa per campionato, bomber, ha fatto la busi di go. Buono. Io cerottino per Dalotte, speriamo anche lui non sia niente di grave. E buono. Buono, iniziamo bene la stagione comunque, anche perché seppur questa è una comunque Coppa per campionato, fa sempre piacere vincerla. E abbiamo vinto, vincendo addirittura tutte le partite. Perfetto. Dalotte è rotto 4 settimane, tutte le volte alla faccia del cerottino. Ufficiali due cessioni, abbiamo venduto, vabbè, in primis, fra i due quello più importante, Carabacal al Leeds United per poco più di 10 milioni, 10 milioni e 200 mila, anche se in realtà ci sono come sempre arrivati 2/3 di quello che si è, che in realtà si è venduto, comunque si sono arrivati 7 milioni e 5, e poi l'Alli in Puglia. Anche lui, vabbè, è uno dei classici svincolatori presi per fare il numero, però adesso che la rosa è un po' più ampia, per ora mi sono sentito di venderlo. Venduto per 450.000, che rispetto al suo valore è di più. Poi vabbè, c'era anche la trattativa per Petrasso, che però è saltata, e poi c'è questa qua proprio per Rowley, che niente, è l'offerta di prestito che io ho accettato, e poi vedremo se ne andrà. Comunque, adesso abbiamo questi soldi qua, derivati appunto dalla cessione e poi anche dalla coppa, decisamente meglio rispetto a prima. Bene, vedremo un po' cosa riusciremo a fare, non prometto niente, sono anche curioso di vedere cosa riuscirò più che altro a fare. Approfitto della, diciamo, ufficialità del prestito di Rowley per farvi vedere una cosina. Grazie ai soldi derivati credo dalla vittoria del campionato precedente, oltre a far sì dell'arrivo, no? Dell'acquisto di quei due svincolati, ovvero Bailly e Mané, da adesso, cioè per quanto riguarda questa stagione, ovvero da inizio stagione, abbiamo anche la primavera. Come vedete, sono riuscito con i soldi che avevo a prendere anche due osservatori. Quindi, chiaramente, se ci saranno diciamo, anzi, dei resoconti importanti, interessanti, avremo anche qualche giocatore da prendere in primavera, cioè qualche giocatore che magari lo schiocco in primavera, che a seconda poi di come crescerà potrà fare
forse far parte della prima squadra, insomma, quindi niente, ci tenevo a dirvelo, a far vedere, perché credo, se non sbaglio, che sia la prima volta da quando faccio le serie su FIFA 18 e sulla carriera che è successa una cosa del genere, ecco, quindi è una novità anche per me. Primo acquisto, diciamo, vero e proprio di questo mercato, ovvero trattato con un costo di trasferimento, Cucurella. Ora voi direte, perché ha preso un terzino sinistro che ha come valore uguale a quello che hai già? Ha un anno di più e fra l'altro non ne ha nemmeno bisogno. Perché praticamente ho visto la stessa cosa che vidi quando presi Maulida, ovvero calcolate che è 76, il suo valore è intorno ai 10 milioni, se non erro. In realtà l'ho pagato, grazie alla clausola rescissoria, 3 milioni e 550 mila euro. Quindi ho detto, io lo prendo, male male mi può servire, non lo so, una sorta di investimento per poi rivenderlo, comunque si diventa più forte, o comunque mi trovo meglio su Inter, può prendere anche il posto di Inter, chi lo sa. Comunque per quella cifra lì è vero che non è che ho un budget super grosso, però mi sono sentito di far ciò, tutto qua. Altra cessione, Maulida. Mi è arrivata un'offerta abbastanza importante, più o meno 8, 8,5 milioni in più rispetto al suo valore, e l'ho accettata. E sempre mi arriva a 5 milioni e mezzo in meno. Vedremo un po' cosa combineremo. L'ho accettata perché tanto, bene o male, il titolare è diventato Cavani al posto di Maulida, e fra l'altro eventualmente una riserva, seppur più bassa e più scarsa a livello qualitativo, ce l'abbiamo che sì là. Quindi niente, è andato così. Ciao Maulida, grazie comunque, seppur è stato solamente un anno, grazie per quello che hai fatto, ci hai aiutato per arrivare in Premier League. Secondo acquisto, trattato con un costo di trasferimento, Renato Sanchez. Straforte, secondo me, giovane, ha 22 anni per ora, poi non so se ne deve fare 23 quest'anno, sinceramente. Comunque, male male, se 23 anni che è sempre giovane, sale. Già a livello di caratteristiche, guardate il grafico in alto, è veramente forte. E niente, ho deciso di metterlo CDC, anche se il suo vero ruolo è CC. Però notate qualcosa di strano? Se non ve ne siete accorti, non c'è più Romagnoli, è tornato fuori, che fatta beccia, ce lo tiro, ma comunque è tornato. Perché ciò? Perché niente, a parte che Sanchez aveva il contratto in scadenza, di conseguenza il suo costo di trasferimento era inferiore rispetto al magari a quello proprio, a quel suo vero e proprio, che dovrebbe essere intorno ai 30-35 milioni. E niente, il Bayern ha fatto l'offerta, ha detto che si è un difensore centrale. E niente, siccome Romagnoli è forte, per averne di 83, però io ho un Foyt che sale, che ha 80, che è anche se al cerottino, però è tornato, ti ho detto, lo sacrifico tra virgolette Romagnoli anche se è arrivato adesso. E niente, fatto sta che il trasferimento di Renato Sanchez con Romagnoli dentro mi ha costato solamente 1.500.000, quindi direi che è stato decisamente un buon affare. L'ultima cosa, poi ci procediamo, andiamo avanti. Se vi chiedete perché non ho aspettato eventualmente gennaio per prenderlo, no? Senza pagarci, sempre che veniva, sempre se veniva, il costo esperimento, è perché, data la cifra del tutto, mi faceva più comodo avere un Sanchez adesso piuttosto che eventualmente un prossimo anno e rimanere con Adams, che con tutto rispetto, anche se non si è comportato male noi, però ha 76 se non sbaglio, sì, quindi da 76 a 83 c'è ben 7 numeri di differenza. Comunque, eccoci qua, però la scuola è questa. Detto ciò, prepariamoci per fare la prima partita di campionato. Giochiamo contro lo Swansea, e a quanto pare lo Swansea, allora, promossa, è stata promossa insieme a noi, quindi una nuova promossa. Giochiamo in casa, quindi la simulo, e fra l'altro, se non sbaglio, è l'ex squadra di Sanchez, perché nemmeno nella realtà, se non sbaglio, è impresa proprio lo Swansea. Vediamo come andrà a finire. Comunque, ecco, poi, tempo nemmeno di finire di parlare. Dopo 2 minuti, Schick porta in vantaggio lo Swansea 1-0. Brereton al 24esimo, riequilibra il tutto, buono. Brereton ancora al 51esimo, raddoppia. Schick all'86esimo, riequilibra la partita. E niente, finisce 2-2. Vabbè, alla fine non si è perso. Però, dato che loro erano promossi l'anno scorso, se non sbaglio. Se non, l'anno scorso nel gioco, se non sbaglio, perché si è giocato tante partite che come li ricordo tutti, mi pare che forse avevano anche vinto. Vabbè, comunque, iniziamo con un pareggio, con un punto. Seconda partita di campionato, guardate contro chi si gioca.
iniziamo veramente a giocare contro le big dell'Inghilterra. Giochiamo in trasferta contro l'Arsenal, quindi credo che non ci siano dubbi, questa almeno va giocata. Speriamo bene, eh? Che cazzo, l'Arsenal. Via. Sì, ok, Foyth, vabbè, Cerottino però lascio giocare uguale. Iniziamo, via, sono curioso di vedere come si comporta la squadra, come si comporteranno questi nuovi acquisti. Bella roba, Brereton, subito! No! Boia, ci siamo mangiati subito il primo gol dopo Pau. Attenzione! Eccoci! 1-0 Arsenal. Chi è che ha fatto gol? Non riesco a capire chi è. Chi è Welbeck? Welbeck, 1-0. Bella pallina, vai Gomez! Madonna santa, un po' più forte. Pjanic ci tira, è rigore! Meno male, clamorosamente rigore. Buono, perché non so dove stanno andando i santi. Se la presa via, se ne saranno andati anche troppo. Vai Gomez, buttala dentro, eh. E andiamo di 1-1, Gomez. La pareggia così sul rigore, al 60esimo. Attenzione! No, dai! Io non sto scherzando, è il secondo tiro. In conseguenza, come avete visto, sono due gol. Per l'amor di Dio, bravi, eh! Poi creano, lo finalizzano. Però di che cazzo? Lasciatemelo dire. Attenzione, attenzione! Ci prende un po' di culo. 3-1, la casetta ancora una volta. Peccato, speravo di poter fare risultato, però niente, è andata così. Si vede che queste sono veramente le big. Mamma mia, sfiorano il quarto gol, comunque finisce così. Come ho detto prima, peccato, perché sinceramente speravo che con questa squadra, mamma mia, che ho, potevo magari giocarmela un po' di più con l'Arsenal. Certo, se si guarda le statistiche, forse a volte siamo stati più pericolosi noi di loro, però niente, si vede che questa è una squadra forte, una big dell'Inghilterra. A tratti sembrava, ma in realtà, soprattutto in quanto riguarda il discorso come sono loro in attacco, non c'è stata partita. Vabbè, data così. Sì, scusatemi, ero un attimino rimasto flippato su una ossa. Comunque sono arrivata la terza e ultima partita del video. Si gioca in casa contro il Watford, ho deciso di simularla. E niente, per ora è 1-1. Però ho detto simularlo, sì, hanno fatto gol. Perché vinciamo noi, grazie a Gomez, che ha fatto gol dopo 7 minuti. Eccoci, 2-1 Watford con Sanchez. Brereton 2-2. Niente, si è pareggiato anche questo. In casa 2-2 consecutivi. E di conseguenza due pareggi e due punti. C'è stata un'altra partenza. Ovvero abbiamo avuto sì là. Incredibilmente, soprattutto per i valori a livello qualitativo che ha, abbiamo venduto per ben 16 milioni, anche se noi ci arriviamo a 16 milioni, uno sbotto di soldi, quasi il doppio del suo valore, perché valeva 9 milioni, e fra l'altro 9 milioni per un 74-75 mi sembra decisamente anche troppo. Comunque l'abbiamo venduto e quindi dovremmo cercare eventualmente di prendere un altro attaccantino da mettere come quantomeno riserva. Vedremo un po'. Sono arrivato al 14 settembre, che è la data nella quale giocheremo la prossima partita, sì, quasi metà settembre credo, a causa della pausa nazionale. Il calciomercato è finito e è successo questo. Allora, intanto c'è stato un clamoroso ritorno, abbiamo fatto uno scambio con Inter più pochi milioni di euro, quindi non è stato un acquistone nel senso a livello di soldi, però secondo me è stato un grande affare, perché con soli pari 4-5 milioni in più abbiamo ripreso Sessegnon, che è più giovane e ha più come qualità totale di Inter, quindi c'è stato questo scambio qua. E poi avevo detto che avevo bisogno di un attaccante quantomeno di riserva e ho preso lui, Han Kwang-song. L'ho pagato 20 milioni. Se sapevo che andava così, forse mi tenevo Malida, anche se per l'amor di Dio con Malida ho poi ricavato a livello di vendita, non tanto poi quanto mi è arrivato, però una vendita sui 28 milioni se non sbaglio, quindi alla fine tutto sommato forse abbiamo fatto anche un po' di affari, ecco, per cercare di avere un po' più soldi.
E niente, Cucurella 87, questa è la panchina e questa è la squadra. Quindi con questa squadra, ecco, l'unica cosa che mi sono scordato di fare è di cercare di prendere un difensore centrale, quantomeno non valido come loro, però valido come riserva, perché già ora Foyth è rosso, cioè quindi in sequenza possibilmente non giocherà. Spero ovviamente di poter crescere un difensore centrale, ovvero prendendolo dalla primavera e facendolo salire, però questo è chiaramente un punto interrogativo gigante, però vi dico la verità, non è che me ne sono scordato e che me ne sono accorto ora, no, non ho trovato sostituti validi con i soldi che mi sono rimasti, e ho detto allora spero di poter fare ciò che ho detto prima, ovvero tirare fuori un difensore centrale valido dalla primavera. Problema è che già ora credo, spero che gioco metta in automatico quantomeno Cucurella al posto di Foyth e per la prossima partita. Comunque, questo è quanto. Direi che la squadra è più che valida. Ci sarà in futuro, se arriveranno soldi, da sistemare qualcosa, cercare di portare la squadra a una media, diciamo, generale di 80-82 per quanto riguarda quantomeno i titolari, cioè nel senso che almeno tutti superino o abbiano almeno l'80. E niente, io sono fiducioso. Come già dissi nel precedente episodio, l'obiettivo, mi pare di averlo detto, comunque sia il caso, dico adesso, l'obiettivo minimo è quello della salvezza. Io credo che con questa squadra si possa raggiungere. Lo vedremo solamente giocando. Insomma, detto questo, spero che il calciomercato vi sia piaciuto, soprattutto per come è iniziato, ovvero con l'arrivo di Bailly e Mané, poi anche per come si è svolto. E niente, chiaramente se avete qualche altro nome, io chiaramente li leggo, poi valuto sempre, sta che magari mi date 10 nomi, 10 nomi non considero nessuno perché magari non mi piacciono, vi dico la verità, però se avete qualche altro nome fatelo presente chiaramente, e poi eventualmente nel prossimo mercato, se ci sarà la disponibilità economica, se soprattutto i giocatori li reputerò validi, ci farò un pensierino. Chiaramente non scordatevi che esistono gli svincolatori, quindi io ho già visto qualche eventualmente giocatore da prendere se ho, cioè svincolatore, scusatemi, scadenze di contratto, comunque se ho la disponibilità economica. Via, detto questo niente, vi aspetto nel prossimo video nel quale continueremo il campionato e inizieremo le partite del mese di settembre. Via, vi aspetto, ciao! Ah no, aspettate, vi ho fatto ciao, no, vi ricordo come sempre di fare, se volete, le solite tre cose, ovvero lasciate un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ora vi dico ciao! Ciao!